Allora, ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Unique ed eccoci tornati su Room Escape. Dunque, prima di iniziare vorrei. Ah no, dai, se sapete una cosa, iniziamo e basta. Sperando, ovviamente. Ok, iniziamo, va? Magari poi farò un video a parte per parlarvi di un paio di cose. Dunque, vediamo un po' cosa ci riserva oggi Room Escape. Allora, abbiamo qui quattro simboli. Cosa si deve fare? Ah, quindi questi si girano a posto, quindi questi qua vanno girati. Bene, qui abbiamo una corda che va tagliata, delle combinazioni, molto bene, un quadro dove vanno delle foglie con un puzzle. Ok, qui, visto una cosa, non si prende? Va bene. Una scatola con dentro qualcosa. Delle caramelle. Oh, aspetta, qui ci sono dei simboli. Ok, su queste caramelle ci sono dei simboli, quindi serve la nostra fidata amica lente d'ingrandimento. Va bene. Dunque, qui, gli occhi che cambiano forma. Ma che restano sempre occhi. Ok, questi sono per una combinazione, è chiaro. Che è questa combinazione. Ok. Cosa può servirmi quella combinazione? Qui ci sono tre libellule robotiche, non so cosa siano. Una pergamena. Clue paper, bene. Cosa ci dice la clue paper? Non ci dice niente la clue paper. Una combinazione numerica. Ok. Qua ci serve un cacciavite. Solo queste due stanze ho a disposizione. Magnifico. Allora, no charge. Dead mobile. Oddio, dead mobile. Boh. Dunque, il telefono sta morto, detto in due parole. Questo è un puzzle. Bene. Il cacciavite. Eccolo dove si nascondeva. Allora, svitiamo le viti. Perfetto. Quindi, arancione, viola, blu, celeste. Ottimo. Questa combinazione ci dice quindi che questi qui vanno arancione, viola, blu, celeste. Quindi deve essere. Allora, arancione, viola, blu, celeste. Un ventaglio e un paio di forbici. Ok. Le forbici tagliano qua. Perfetto. E c'è la combinazione. Quindi rosso, blu, giallo, giallo. Rosso, giallo, giallo, blu. Blu, giallo, rosso. Facilissimo. Allora, rosso, blu, giallo, giallo va qui. Rosso, giallo, giallo, blu va qui. Blu. Questo così. Questo così. E ci siamo. E l'ultimo blu giallo rosso. Ok, quindi è. Ok. Questo qui e questo qui, giusto? Giusto. Questo qui. E questo qui. Questo qui. E questo qui. Questo qui. E questo qui. Ok, abbiamo preso anche l'altro ventaglio e il telecomando. A posto. Adesso vanno queste tre piume. Molto bene. E ora cosa si fa una volta che vanno queste tre piume?
Devo attivare la TV? No. Sì, non si attiva la TV stavolta. Vediamo un poco cosa devo fare. Cosa devo fare? Io non lo so. No, no, non lo so. Cosa devo fare? No, no, non lo so cosa si farà. Che si fa con sto rotolo di carta qui? No, no, non lo so. La TV non l'accenderà. Remoto no, questo no, cioccolatini no. No, no, non lo so. Allora. Questi sono tre segni. Ok, quindi una combinazione anche quella. E se fosse la combinazione di qui, quindi quello, quello, quello e quello. Vediamo un po' se ci sono segni simili. No, no, non lo so cosa devo fare. Uso questo qua e picchio le libellule meccaniche. No, no, non si fa. No, no, non lo so. Dove devo andare? Ecco i simboli. Allora, curva, triangolino, zalletta e pipporo. Quindi è curva, triangolino, zalletta, pipporo. Cosa si fa con sto puzzle qua? Io non lo so come che andrà. Oh, ora sì, io qua provo. Ma non lo so cosa devo fare. Uso tutto qua, tutto quello che ca. Pita, io lo so, ma proprio io non ho. No, no, io non ho idee di cosa far. Ma io continuo un po' qua a cliccare. No, no, non lo so cosa devo far. Non ho capito quel che serve qua. Tipo. Cosa devo fare con sto fogliettino di carta qua? Un remote non so dove usare. Forse sul tavolo qualcosa comparirà. No, 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 stanno le caramelline qua, ma non so cosa fare. So. Il remoto sulle caramelle, perché non lo so cosa devo fare. Questi sono i segni, questo lo so. Ma l'ordine ancora non mi viene, no. Quella è una cosa un poco così. Poi la freccia, lo gigolo e incondì. Questo va qua, la freccia viene qui, poi questo e poi questo qui. Ma forse troppo facile. Bianco è questo qua e va il simbolo. Poi viene il verde che ecco qui. Ecco la freccina e poi viene così. No, 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 questo no, non va, no, non va di qua. No, no, ho capito che cosa devo fare. Vado un poco a caso, questo io lo so. Ma se non ho capito, oi, oi, boh. Cosa devo fare in questo coso qui? Aia, aia, non so capito, sì. Questo enigma è proprio difficile.
clicco e clicco e questo coso qui. Questo non capisco cosa devo fare. Telefono non va qui, forse questo qua. Niente, niente, non capisco. Questa combinazione non la capisco. Allora, occhio aperto, occhio, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. No! Ragazzi, perdonatemi, ma non l'avevo capito proprio. Ho capito! Vabbè. Allora, questo pezzo qua, quindi è buco di lì, centrale, doppio buco, centrale, buco di lì. Ok. Quindi è buco. Buco di lì, centrale, doppio buco, centrale, buco di lì. Ecco la lente di ingrandimento. Ah, oh, finalmente. Buco, buco. Ma dai, ma era la combinazione che avevo fatto io, solamente che l'avevo zoomato e quindi non valeva. Ma non è giusto così, che chicchiero. Sì, lo so. Questa qua lo so, ma l'avevo già fatto questo qua. Apriti, porticina qui, un'altra stanza ho scoperto, oibò. Sanno dei simboli che non capisco. Un iris carnation desi laxpur. I, C, D, L. Ok. Allora, I. Dov'è la C? Scusami. I, C, D, L. E manca la C. E va bene. I, N, D, L. Come no? Iris, Carnation, Dahlia e Lilium, giusto? Iris, Carnation, Daisy, Larkspur. Iris, Carnation, Daisy, Larkspur. E beh, I, D, L. Ah, cosa ho sbagliato? Ah, la tastiera si prendeva. Cosa devo fare? Viola, rosso, blu, rosa. Quest'altra cosa cos'è? Viola, rosso, blu, rosa. Viola, rosso, che poi c'è blu. Forse è una cosa, ma non so dove va. Provo a suonare una melodia, muovo le libellule meccaniche. Questa qui, una presa, questa qua. Forse, forse, queste frecce dove vanno? Questi sono colori, già lo so. Questo livello, impazzire dovrò. Ma facciamo una cosa, lettere, e lo so già. Iris, che è il primo. Forse è la prima lettera, ok. Carnation sarebbe la C o la N. Daisy è la D. E la Axpur è la L. E scusi, I, C, D, L. Ma non è possibile perché non c'è la C. I, N, D, L o LD, ma ID N L? Oh, come?
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Non c'entra niente. Scusa, questi quattro colori. Bene, sì, poi. Sette, sette, tre, tre. Capito, ma 7 7 3 3 7 7 3 3 4 1 3 2. Questo ho capito cos'è. È questo. Quindi è 1 2 3 4 più luna, strano coso, altro strano coso. Perfetto. Allora, più luna, strano coso, più luna, strano coso, e altro strano coso qual era? Questo? No. Allora, 1, 2, quello è il 2 o il 3? Clue paper. Ah, certo, perché prima devo farlo così. Ma certamente. 1, 2, 3, 4, era quello che avevo fatto anch'io. Ok, va bene, va bene, va bene. 1, 2, 2. Ricordo qual è questo e poi questo, una corda, wire, il filo e il cavo per collegare il caricabatterie. Ho capito, mo. Quindi questo va nella presa, no? No, perché mi manca il caricabatterie, giustamente. Ho già fatto qui. Ho schiacciato tutti i pulsantini. E C D L. Ma qui manca la C. Rosso, blu, giallo. Bello, ok. Ok, meno facile di quanto pensavo. Dunque, rosso e giallo verso destra, blu verso sinistra. Ok, rosso e giallo verso destra, blu verso sinistra. Ricevuto. Quindi è opsino, rosso e giallo e qui blu. E ho preso il... Cos'è sta cosa? Ah, il caricatore. Alleluia. Finalmente posso caricare il telefono. Ok. 1911. Prima lettera I. Nona lettera C A R N A T I O N. I N D L. Ma era quello che avevo fatto io. I N D L. Era esattamente quello che avevo fatto io. Solo che l'avevo fatto nel momento sbagliato, ma vabbè, dettagli. Porta, apriti. Libertà! Bene, ragazzi, a quanto pare sono riuscito dopo tanto tempo ad uscire anche da quest'altra stanza. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi. Attivate la campanellina in modo che vi vengano notifiche se mi ci danno ad arrivare. Commentatevi se vi è piaciuto questo video, anche se è stato tremendamente lungo.
alla prossima. Ciao!